io parlo di disponibilità e gli altri parlano di capacità. E io dico che le capacità sono sempre tantissime, perché il modo di imparare dei bambini è il migliore ed è quello che dobbiamo raggiungere anche noi o mantenere. E i bambini però aprono questa loro, le loro capacità a secondo i loro desideri. Magari a scuola tengono chiuso e a casa si aprono. E allora bisogna convertirli che il cibo scolastico è altrettanto bello quanto quello che dispensa la televisione. E allora i bambini si aprono come le pupille per far entrare più luce, si meravigliano e si commuovono. E quello è il momento magico dell'apprendimento. Matematica o italiano o scienze, qualsiasi cosa è simmetrica, e soltanto che bisogna ascoltare i bambini, perché loro sono aperti sul mondo e sono capaci di imparare tutto. Allora in matematica gli ho insegnato subito tutto, in italiano tutto, e lo stesso voglio fare in scienze dappertutto. E la loro comprensione all'inizio si svolge come una meraviglia, uno stupore, ed è quello che ci guida poi a scendere dal cielo per analizzare, per entrare nel particolare. E tutto funziona allo stesso modo come nella vita fuori. La comprensione arriva quando siamo aperti, disponibili, e poi l'analisi è successiva. Ed è l'opposto di quello che fa la scuola. Procede per analisi fino a raggiungere la visione generale, che non arriva mai. Con i bambini voglio applicare una umanità che non hanno usato con me, e lo faccio per un bisogno personale. Un'altra cosa è un rovesciamento che è un po' istituzionale, perché c'è una montagna di sapere storico accumulato che non era fatto sulla spinta dell'amore, ma sulla spinta un po' del potere. E la scuola è l'istituzione che procrastinava i vincoli sociali. Io voglio dire, coi bambini voglio essere come mio nonno, come mia nonna, essere prima di tutto questo. Prima l'essere, dopo il sociale, che viene dopo. Come terzo elemento è che non voglio pensare di aver inventato qualcosa, che non mi alzi la testa, ma ho ripristinato un po' le cose come stanno. Mi piace pensare di non costruire un'altra struttura di pensiero, ma liberare un po' la nostra mente, che in questo modo riusciamo a capire qualcosa di noi. Non è neanche un metodo. È il modo della vita di apprendere. Una volta che siamo, apriamo gli occhi, vediamo il mondo già fatto e ci meravigliamo. Questo dobbiamo mantenere a scuola. E la soddisfazione è costante, perché ho proceduto nell'isolamento e adesso trovo la condivisione di tutti. Perché non si può volere la condivisione per pensare. Bisogna, in un certo senso, stare da soli e anche spegnere la mente, in un certo senso, per farsi raggiungere da dei pensieri più buoni. La soddisfazione è ogni volta come oggi, incredibile. Ero l'ultimo e grazie a queste debolezze mi trovo riconosciuto così da tanta gente, che è meravigliosa. Come qui, che facciamo una scuola a misura personale, perché ciascuno viene autorizzato a pensare, perché non ci devono essere altri che pensano per altri. Se ciascuno è libero, raggiungiamo individualmente gli stessi scopi e poi festeggiamo insieme il nostro coraggio, come il coraggio che c'è qui di fare questo investimento bellissimo. E questi genitori, questi bambini, bisogna avere l'orgoglio di se stessi e di volersi bene, come vedo qui.